Una sorta di pre-triage con un medico che misura la temperatura corporea del paziente all'interno del centro polidiagnostico, prelievi a domicilio gratuiti e trasporti per i pazienti che devono sostenere esami diagnostici nella fase più critica dell'emergenza coronavirus, con lo stop imposto quasi per tutti, i centri Verrengia garantiscono continuità del servizio per chi necessita di esami diagnostici urgenti. Il polo diagnostico polifunzionale di eccellenza a Salerno è in prima linea per venire incontro alle esigenze della gente. I centri resteranno aperti anche nei prossimi giorni, salvo naturalmente nuove disposizioni e con le dovute precauzioni per tutelare la salute dei collaboratori e dei pazienti. Grazie anche alla partnership con Humanitas Salerno è stato attivato un servizio di prelievi a domicilio gratuiti e trasporto gratuito da Salerno e comuni limitrofi per i pazienti che devono effettuare esami diagnostici urgenti e imprescindibili. Siamo in prima linea, siamo qui per farci trovare presenti per i pazienti che hanno bisogno di noi. Io dico, non è possibile fare i soldati soltanto in tempo di pace. Dobbiamo essere presenti, dobbiamo garantire il servizio. Stiamo vedendo in questi giorni dove gli ambulatori degli ospedali sono giustamente chiusi per ovvi motivi di sicurezza contro il contagio. Stiamo vedendo pazienti con coliche renali, con coliche biliari, con fratture, pazienti che fanno le analisi per motivi oncologici. Non possiamo non essere qui. Io devo ringraziare i miei collaboratori che avrebbero la possibilità di mettersi in ferie o in malattia. Nessuno di loro lo ha fatto, anche se io gli ho chiesto di farlo. Sono tutti qui al lavoro, naturalmente usiamo delle precauzioni straordinarie, la nostra direzione tecnica, così come la direzione tecnica del centro PET, del centro del laboratorio di analisi, del centro di fisioterapia, questa del centro di radiologia, ci ha dato degli standard, dei percorsi da fare, delle precauzioni da prendere, per cui praticamente siamo costretti a un super lavoro anche per ottemperare alle prescrizioni che abbiamo avuto dalle nostre direzioni tecniche, che sono in linea con quelle del Ministero e con quella del Governatore della Regione Campania. Ringrazio i collaboratori, ringrazio i pazienti che vengono qui e si sottopongono con pazienza alle misure di precauzioni che noi gli imponiamo. E sono sicuro che se tutti facciamo il nostro dovere, come lo stiamo facendo, se tutti stiamo attenti, fra qualche settimana sarà un brutto ricordo che avremo superato. Ma se non facessimo, parlo del mio centro, parlo di me in prima persona, quello che sto facendo, credetemi, non avrei il coraggio di andare al bar a prendere il caffè quando tutto questo sarà finito, perché farei la figura di quello che se l'è data a gambe nel momento del pericolo.